Sì, buongiorno, buongiorno dottoressa, buongiorno uffici, buongiorno colleghi. Chiudiamo i microfoni e diamo inizio a questo consiglio del 17-2-2022. Iniziamo con chiamare l'appello, prego, dottoressa, quando vuole. Cardella. Presente. Guaresi. Presente. Marchese. Marchese, Consigliere Marchese? presente Marchese, eccomi qua, scusate. Prego, Rilia. Presente. Savoca. Presente. Scarlata. Assente. Va bene, poi lo Serio? richiamiamo. Consigliere Serio? Serio? Paolo Serio, poi lo richiamiamo, dottoressa. Tusa? Presente, Mi scuso. Greco assente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 presenti su 10, ore 10 e 13. presente. Grazie, grazie dottoressa. Poi quando rientra Paolo Serio, perché lo vedo collegato ma non sentiamo l'audio, vediamo pure la telecamera spenta, chiederemo la presenza ufficiale, quando rientrano gli altri poi ce la daranno. Iniziamo il nostro consiglio con dare la parola ai consiglieri. Vedo la mano del consigliere Guaresi già alzata. Paolo Serio, non si sente l'audio. Alza la mano per la presenza. Alza la mano. A posto, presente, dottoressa. Consigliere Guaresi, prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Innanzitutto volevo iniziare con un plauso fatto alla dottoressa Lotà per l'amore di lavoro che porta avanti. So che è da sola in circoscrizione e questo non la ferma proprio, svolge il lavoro di 3, 4 e 5 persone e addirittura poi viene anche in consiglio per fare da segretaria a tutti noi. E quindi il mio applauso va alla dottoressa perché veramente carica di lavoro non si tira indietro di niente. Grazie, dottoressa. Grazie, E consigliere. poi, presidente, era doveroso almeno. Che dici, presidente, che hai detto? Mi Non ha parlato sentite? nessuno, sei solo tu che Ah, parli. niente, allora continuo. Prego. E poi, presidente, volevo fare volevo dire non un plauso, volevo dire grazie. Poi dico sta a voi capire se è ironico o no. Qualcuno ieri lo ha capito il mio ringraziamento ironico, il consigliere della Lega Scarlata ha capito il mio ringraziamento ironico. L'importante è poi raggiungere gli obiettivi. Presidente, dopo 120 giorni di battaglie, no, terra itere, interlocuzione avuto telefonicamente e a seguito di sopralluoghi finalmente è stato dato seguito ad una mia richiesta che ho portato con forza per quanto riguarda la messa in sicurezza di un muro di cinta abbattuto involontariamente dal mezzo meccanico della RAP mentre stavano togliendo le tonnellate di spazzatura abbandonati dai soliti sporcaccioni criminali dai paesi limitrofi. Stamattina l'hanno messo in sicurezza, l'hanno chiuso con la rete arancione perché veramente era pericoloso per chi la percorreva col tratto di marciapiede, soprattutto bambini e anziani. E quindi dico grazie, ma grazie questa volta lo dico io in maniera ironica perché questo non significa che come si suol dire, finalmente occhio a tuppa muccia vucco consigliere Guaresi. No, perché da domani conterò i giorni. Io voglio rifatto il muro di cinta per come era, anche perché, ripeto, c'è un proprietario in questo muro abbattuto. Mi ha delegato di portare avanti con forza, a parte dico, i problemi di preoccupanti che ci sono, perché capite bene un muro di cinta abbattuto dietro una postazione del SU dove c'è un marciapiede, dove passano bambini, passano anziani, dico è pericoloso e quindi rientra poi nelle competenze del consigliere cercare di farlo mettere in sicurezza. Quindi ciò non significa perché dopo 20, 120 giorni hanno tolto il pericolo, non significa che io da domani non conto perché voglio rifatto il marciapiede. Ho anche detto che se
non si fossero recati entro pochi giorni dall'allora sopralluogo fatto 10 giorni fa, avrei cominciato a mettere in rete, a dire pubblicamente che ero pronto, come sempre, a dare i miei gettoni di presenza per acquistare i materiali, visto in considerato che mi è stato comunicato che non hanno soldi. Se non hanno le 200 euro di mattoni da acquistare, io sono come sempre pronto a donarli. Presidente, poi volevo dire un'altra cosa. Ieri ho assistito al Consiglio Comunale e ritengo che per molti è diventato un teatro, un teatrino. Chi dà le coppe, chi... ma che stiamo scherzando? Dico, in un consiglio comunale dove si affrontano problemi in questo momento, quei problemi che conosciamo tutti, ancora giochiamo a fare andare con la coppetta, a dire la coppetta la daremo noi a Tizio e Caio. Ma di che cosa stiamo discutendo? Dico, io mi sono vergognato ieri, presente, con tutte le ragioni di questo mondo che si possono avere. Attenzione, sicuramente sono stati spinti da quella rabbia, dalla giusta rabbia, però a chi segue questi consigli comunali che dovrebbero veramente portare avanti delle soluzioni in un momento dove è aumentato tutto, IRPEF alle stelle, non sapremo quanti denari pagheremo per chi ha la fortuna di avere uno stipendio. Dico, c'è gente che gioca con la coppetta, do la coppetta per prendere like. Ma stiamo scherzando? Quindi io mi auguro che questo consigliere quantomeno si dimetta perché secondo me non è persona giusta di stare in un consiglio comunale, Presidente. Grazie. Allora, consigliere Guaresi, io non voglio prendere difesa di nessuno, ma la coppetta ci stava tutta, perché i sondaggi nazionali hanno dato Palermo la città più trafficata e più invivibile d'Italia, per cui un premio bisognava darlo a questo assessore al traffico. E faccio un applauso al consigliere Gelarda che ha dato questa coppa che era intestata non solo a lui, come ha detto, ma a tutta l'opposizione dell'aula. Dove stava la stranezza? Vediamo quello che succede in Senato con le bandiere, le magliette, altri oggetti che spuntano lì nei banchi dei senatori. Per cui dov'è la sua meraviglia? Ed è assurdo che lei mi chieda la dimissione di un consigliere perché ha uscito la coppetta e ha dato la coppetta all'assessore. Anzi, ha fatto bene, non bene, benissimo. Io, almeno la mia opinione è questa. Mi spiace, consigliere, sono completamente in disaccordo con lei. Consigliere Tusa, prego. Presidente, mi sente? Sì, presidente. Sì, che la sento, consigliere. Serio, la sentiamo. Grazie. Ora chiudo il microfono e quando mi chiede la parola lo riapriamo di nuovo. Prego, consigliere Tusa. Sì, Presidente, effettivamente non soltanto la coppa bisogna dare a chi diciamo ha affossato la nostra città nel traffico, ma non solo nello smog, ma non solo nella sporcizia, ma non solo illuminazione, dico, sappiamo tutte queste cose e ahimè la città, purtroppo Palermo è una città che è in basso a tutte le classifiche diciamo di vivibilità, ma diciamo la situazione è tragica. Diciamo, uno sorride, però veramente io mi dispiace anche diciamo, quando mi confronto con le persone che amano questa città come la amiamo noi, capiscono che è diventata invivibile, invivibile, poco futuro per i propri figli, i nipoti, cioè non ci sono prospettive, ecco. E quindi la situazione è tragica. Io dico sempre mi auguro, io sono una persona positiva, no? E quindi mi auguro che ci sia un cambio di marcia. Io mi auguro che la gente, alle prossime elezioni amministrative, sia consapevole e che vada a votare. Il problema è questo, perché c'è una disaffezione alla politica così importante che veramente si rischia che si votano, diciamo, i parenti
della sposa, come si suol dire, della sposa. E quindi così non va bene. Anche con tutta la voglia e la forza che noi consiglieri di circoscrizione cerchiamo di dare anche alle persone, la voglia di far cambiare lo stato delle cose, e la cercare, almeno nel mio piccolo cerco, di far in qualche modo far nascere di nuovo quel focolaio di politica che in ogni persona ci può essere, però è molto il focolaio è quasi si sta spegnendo. Parlavo proprio stamattina col consigliere Cardella, che in questo mi può supportare. Dicevamo questo: c'è una disaffezione molto grande della gente. Abbiamo visto anche i risultati di alcuni in passato di alcune elezioni amministrative, che praticamente si è presentato 40%, siamo sotto la metà. Questo non fa bene, non fa bene a chi fa politica, non fa bene per la nostra città, non fa bene in generale. Quindi io mi auguro sempre che ci sia un cambio di rotta. Noi ci proviamo, anche perché noi comunque col nostro lavoro siamo a contatto con le persone, sappiamo le loro idee, come la pensano, eccetto questa amministrazione non ha aiutato alle persone ad uscire da questa cappa, chiamiamola così, e questa che sono spente, le persone sono spente. Quindi mi auguro che ci sia un riscatto per la città, che ci sia un'amministrazione capace di in qualche modo anche coinvolgere i cittadini, coinvolgerli in una politica fatta di organizzazione, di apertura, ecco, apertura, trasparenza, e quindi tutto questo manca. Mi auguro il bene per il futuro di questa città. Grazie, Presidente. Consigliere Tusa, grazie, però purtroppo non l'ho potuto ascoltare perché ho ricevuto una telefonata e devo rispondere per forza. Ormai mi dispiace di non averla ascoltato. Andiamo avanti. Poi consigliere Scarlata, prego. Sì. Consigliere Scarlata, prego. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono entrato purtroppo un po' in ritardo. Ho sentito la sua parte finale del suo intervento, consigliere, presidente, in questo caso è l'intervento del consigliere. Bene. Tusa. Allora, non so nella prima parte, ma capisco che la prima parte dell'intervento sicuramente ha riguardato, come sempre, il nostro territorio, gli accenti che noi andiamo a mettere. E non so se si è parlato anche che ieri con il consigliere Cardella abbiamo fatto, come facciamo sempre, un giro per il nostro territorio e per verificare, per dare risposte e quant'altro. Ma è giusto, questo è il suo lavoro. Ieri sono passato alla via Galletti, le devo dire la verità. Una via chiaramente trafficata, come tutti sappiamo, una via devastata. E mi sono posto un problema, cioè un problema, una domanda. Che noi su quella parte di territorio abbiamo non un valido, ma un validissimo consiglieri e consigliere. Fra cui abbiamo il consigliere Guaresi, abbiamo anche il consigliere Segre. Ma soprattutto si scenderà sotto. Io il microfono, ho visto proprio nascere quello. Le parlo di più di consigliere Marchese, il microfono, grazie. Dove? E io mi sono posto un dubbio, e tutto nasceva anche al fatto dell'intervento di ieri mattina fatto dal consigliere Guaresi, il quale ci portava a conoscenza che finalmente, dietro la sua grande tenacia che tutti conosciamo, è riuscita a fare tirare le orecchie a quelle aziende che spertusano il nostro territorio e non lo ripristinano ad opera d'arte.
E io mi sono posto un problema. Se non ci fosse stato il consigliere Guaresi, che in tutti questi anni della sua consigliatura, non me ne vogliono gli altri consiglieri, chiaramente, che lavorano tutti meglio di me. Attenzione, io sono l'ultimo degli ultimi dei consiglieri. Ma ritorno a ripetere, se il consigliere Guaresi non fosse presente là insieme ad altri consiglieri di quel territorio, e già troviamo un territorio mortificato, non oso immaginare quel territorio senza la presenza costante di questi consiglieri, soprattutto il consigliere Guaresi. Ma la domanda che mi pongo sempre è il ringraziamento che il consigliere Guaresi tende sempre a fare a questa amministrazione, che ieri era una ferita al cuore. E voi sapete che di cuore ne so parlare, in quanto sono stato operato, eccetera, eccetera, ma questo non ha importanza. Quindi, per concludere, la coppa che è stata data all'assessore l'ingiusto e il giusto Catania è più che meritata. Se io non ricordo male, e mi potete correggere, lui, che è stato eletto in sinistra comune, eccetera, eccetera, questo lo già dice tutta, si è dimesso, se non ricordo male, per dare possibilità all'ultimo dei non eletti della sua lista di poter prendere il suo posto. Legittimo. Lui fa un assessore, mi pare che sia anche un assessore sfiduciato dall'aula. Un assessore sfiduciato dall'aula che continua a fare l'assessore e quindi non si dimette. È chiaro, non si dimette perché, se effettivamente è così come io ricordo, lui, se si dovesse dimettere, o l'assessore o il sindaco dovesse tagliargli, come dire, le radici, chiaramente non potrebbe espletare il suo mandato, che è stato ceduto ad un altro collega suo, del suo partito di sinistra comune, Forza per il Popolo, eccetera, eccetera, a cui lui ha ceduto il suo posto. Quindi è legittimo. Il traffico che c'era e il devastamento del manto stradale di via Galletti ieri, strada non trafficata di più da sempre, strada trafficata in maniera eccezionale anche per la chiusura del ponte Corleone, e quindi c'è tutto un bypass fatto là, che dovrebbe essere attenzionato al massimo. La troviamo in uno stato pietoso, e dico e rifaccio i miei complimenti ai consiglieri che operano in quel territorio, e soprattutto al consigliere Guaresi per il suo grande lavoro che svolge. E ritorno a ripetere, non oso pensare se non ci fossero questi consiglieri che si spendono giornalmente per quel territorio, come sarebbe stato quel territorio oggi se ieri finalmente il consigliere Guaresi non avesse con forza, con le proprie denunce, fatto sì che il manto stradale fosse stato rifatto dall'azienda che l'aveva devastato, che l'aveva mortificato. E ieri c'erano i lavori, stavano partendo i lavori su questa parte di manto stradale. Non oso pensare, credetemi, se non ci fosse stato il consigliere Guaresi a portare avanti. L'abbiamo perso. Poi mi dà un minuto, abbiamo, per favore. Sì, un attimo solo, consigliere Guaresi, perché ora rientrerà sicuramente in videoconferenza. L'abbiamo perso, ed io ancora di più allargo questo intervento al consigliere Scarlata, per dire che non è solo la via Galletti che transitata tantissimo al traffico, ma ricordatevi che la via Galletti congiunge la via Messina Marina, che è ancora più trafficata sempre della via Galletti, che la strada è stata trafficata, sono anche il Corso dei Mille, che le strade deturpate sono pure il Corso dei Mille, c'è anche la via Messina Marina. Avevo concluso io l'intervento. Sì, per cui stavo dicendo, consigliere Scarlata, di allargare un pochettino questa veduta, perché fermarsi in via Galletti per me è un pochettino, come si dice, irrisoria la cosa.
perché la via Galletti, che prosegue per la via Messina Marina, che è ancora più trafficata della via Galletti, molto, molto, perché c'è pure la via, come cavolo si chiama, l'altra arteria che congiunge via Messina Marina, che va a Garazia, giusto? La via Messina Marina è ancora più trafficata di via Galletti, ancora più deturpata di via Galletti, Corso dei Mille che è ancora più deturpato di via Galletti. Cioè non è solo via Galletti deturpata, caro consigliere Scarlata, ma abbiamo le arterie principali che sono via Messina Marina, Corso dei Mille, quelle che tagliano la circoscrizione, diciamo, che congiungono Palermo centro con periferie, con il ponte Corleone chiuso, che sono veramente trafficati al massimo, per cui il problema è gravissimo ed è gravissimo per tutte e due arterie principali, non è solo via Galletti, questo volevo dire e precisare. Ma il Attenzione, non senso del possiamo mio arrivare. intervento, mi scusi Presidente, il senso del mio intervento non era, era un altro il senso del mio intervento. Il senso Ma del mio anche intervento, se lei mi permette, era dove sì. là il consigliere Guaresi ringrazia sempre questa amministrazione in qualsiasi caso, come ieri la ringraziava, l'elogiava, quando ci fa stare in uno stato, e mi è piaciuto Esatto. anche l'intervento del consigliere Marchese, il quale disse io non vedo cosa c'è da ringraziare. Esatto, Io ieri perfetto. facendomi un giro perché sono andato a trovare degli amici in quella zona, ho visto com'era lo stadio, ho detto se non Si ci è reso fosse conto stato il consigliere che Guaresi che ieri ci dava la notizia che finalmente la devastazione nella strada di via Galletti si sta rifacendo, se voi la vedevate, se ci passavate era pietosa. Meno male lo che c'è il so. consigliere Guaresi, se non ci Infatti fosse stato non oso immaginare se non c'era, solo per la mia quello. accusa è verso Bravo l'amministrazione che consigliere ci Guaresi, tiene così, bravo, ci bravissimo, tiene così. chiaramente. Onore, ci tiene così. L'amministrazione purtroppo devo dire che nelle periferie è assente, totalmente assente. Consigliere Guaresi, prego. Sì, grazie, grazie per i complimenti. Questi complimenti vanno estesi a tutti coloro i quali ogni mattina scendono e sono su strada per cercare di andare a fare dare seguito a tutte le note che noi abbiamo fatto o eventualmente a quelle criticità, perché purtroppo ormai siamo 9 i consiglieri, quindi andare a ricoprire un territorio così grande come la seconda circoscrizione, se sbaglio mi corregga, Presidente, circa 80.000 abitanti, giusto? 60.000. 60.000 abitanti, dico, una volta eravamo 15 e bene o male riuscivamo a coprire tutte le zone. Oggi che siamo 9, oggi che siamo 9, purtroppo dico spesso alcuni residenti di alcune viuzze, purtroppo ci rimproverano come dire, ma qua non venite mai. E quando a me mi chiamano, dico, ma scusate, ma di quale traversa? Spiegatemi dove si trova. Perché siamo 9, dico sempre, siamo 9 consiglieri e non riusciamo mai a coprire tutto il territorio. Infatti, ecco, il consigliere Cardella, il consigliere Scarlata, come ieri abbiamo messo poi sul chat alcune idee, praticamente loro girano 3 giorni con la macchina come facciamo noi per cercare di dare risposta a tutti. E consigliere Scarlata, guardi che io ieri ho detto che lei era stato l'unico ad avere capito che i miei ringraziamenti erano ironici, perché dopo 3 mesi di solleciti, reiteri, esposti fatti in prefettura, io in una sede di riunione sono stato l'artefice di portare a conoscenza questi organi di chi aveva fatto i lavori della ditta appaltatrice e poi scomparsa sempre per conto di e-distribuzioni. Io fortunatamente, come ho detto sempre, quando ci sono lavori che vanno effettuati in zone dove siamo vicini, la prima cosa che vado a fare, perché ormai sappiamo benissimo come lavorano questi signori, sconquassano e se ne vanno, e se poi non siamo noi a cercare di depressare, quelle strade sarebbero state abbandonate. Dico, io vado a fare la foto, inizio i lavori, la ditta appaltatrice chi è, il numero di contratto. Dopo che ho fornito tutti questi dati, proprio c'è stato un assessore che si è messo a ridere dicendomi che ne taglio la faccia, perché io ho fatto questo, io ho tagliato la faccia e nel mio ringraziamento sono stato proprio chiaro
era in maniera ironica. Quando io dico li ringrazio e gli ho fornito io i documenti perché non ne sapevano niente, ed è grave che il SUAP, che viene accusato dall'assessore Prestigia, come dire, dovete stare, perché è così, dovete stare attenti, dovete seguire i lavori. Il SUAP rispondeva dicendo: no, guardi, c'è un'ordinanza del 2017 che allora era il comune, non eravamo più noi, quindi faremo un tavolo tecnico. Ma di che cosa stiamo parlando? Là si rischia la vita, sono caduto un sacco di persone, tantissime volte a spese mie ho coperto delle buche, e ancora mi sento dire faremo riunione. Ecco perché mi sono precipitato con quella forza, con quella rabbia, ho buttato su quei tavoli i documenti di chi era stato l'artefice di aver rovinato le strade. E alla fine poi, ecco l'input, telefonate, corri subito, cartelli, inizio lavori. Così si fa, questo è il lavoro che fa. Ecco quando dico l'importanza del consigliere della seconda circoscrizione, in questo caso parliamo della seconda. Guai se non ci fossero i consiglieri sul territorio come noi, guerrieri, perché noi siamo stati definiti guerrieri del territorio, sentinelle del territorio. E infatti il consigliere Scarlato, il consigliere Cardella tutti i giorni percorrono, macinano chilometri e chilometri a spese proprie, sapendo a quant'è arrivata la benzina. E quindi li ringrazio per la loro presenza, per come loro hanno ringraziato il sottoscritto. Io ripeto e ringrazio continuamente anche loro, perché grazie alla nostra presenza, dico, forse la gente domani si recherà ad andare a votare ai seggi. Altrimenti, credetemi, dico, la politica ormai è scomparsa, e se viene tenuta ancora in piedi è grazie ai consiglieri come Cardella, Scarlata, Savoca, Marchese, Guaresi, e poi non me ne ricordo più. Quindi, e tutti gli altri. Grazie Presidente. Guaresi, a nome del Consiglio la ringraziamo per la sua tenacia, assolutamente. Siamo tutti veramente contenti di avere la sua presenza sempre in Consiglio. Grazie Consigliere Guaresi. Andiamo avanti con il Consiglio, se c'era qualche altro iscritto a parlare, se no passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. C'era qualche altro che voleva aggiungere qualcosa prima che andiamo avanti? No, non vedo manine alzate, non vedo nessuno che vuole intervenire. E allora, dottoressa, se noi abbiamo, non so, se vogliamo prendere una mozione oppure un verbale per l'approvazione di questa mozione o di questo verbale, se no ci possiamo anche fermare qui e ci aggiorniamo a domani. Ci fermiamo qua, Presidente? Come dite voi, io sono sempre, perché io devo andare pure negli uffici e aspetto che finisce il Consiglio, perché non mi posso muovere ovviamente, e okay, devo andare pure in alcuni posti. Va bene, allora ci aggiorniamo a domani, che dico a tutti un buon lavoro. Buongiorno, allora. Buongiorno. Buon lavoro di nuovo e a domani. Grazie consiglieri, arrivederci dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Grazie a tutti.